Nel video di oggi volevo approfondire un po' di più il discorso di Matter. Matter è quel sistema che fa dialogare qualsiasi dispositivo voi acquistiate, qualsiasi accessorio, qualsiasi assistente vocale, senza avere problemi di compatibilità, o perlomeno questo è quello che dichiarano. Può capitare che magari acquistate un prodotto che è compatibile con la nostra assistente vocale, un prodotto smart naturalmente, dopodiché decidete di cambiarla e passare alla concorrenza. Sarà ancora compatibile? Questo era il grosso dilemma fino a poco tempo fa. La soluzione a tutto questo è stata presentata ufficialmente il 3 novembre e la soluzione è Matter. Grazie allo sviluppo congiunto dei tre principali produttori della Home Smart, che sono Amazon, Apple HomeKit, Google e adesso si è aggiunta anche Samsung, insieme poi a tanti altri produttori di domotica, perché il futuro è questo e quindi tutti devono andare verso questa nuova strada. Grazie a Matter avete una semplicità di utilizzo dei prodotti, di installazione e di compatibilità, quindi Matter se ne frega se voi avete un dispositivo Echo piuttosto che un Apple HomeKit piuttosto che Google. Lui farà sì che quel prodotto che voi avete acquistato, certificato Matter, sarà compatibile con tutto. Diciamo che in questa torre di Babele di prodotti smart fino adesso c'era la possibilità di avere grosse capacità da parte dei prodotti per la smart home, ma il problema grosso era poterli far comunicare tra di loro. E quindi il problema grosso era non avere uno standard comune. Matter cosa fa? Matter si avvicina un po' di più alla tecnologia di Apple HomeKit perché utilizza il sistema Bluetooth per far colloquiare fra di loro tutti i nostri accessori domotici. Questo ci consente di poter accendere ad esempio una lampada con Echo e di spegnerla con Siri. Altro ostacolo era il funzionamento di una rete IoT, complessa e molto popolata. Ma la soluzione era Zigbee, un protocollo che abbiamo da tempo comunque, e Bluetooth Mesh. Ad esempio Philips Hue funziona in questo modo. Se la rete perde un pezzo, subito si muove in altre vie per poter riconnettere il prodotto e quindi ci garantisce di non perdere la connessione. Ma Matter renderà tutto ancora più semplice utilizzando il Bluetooth per connettere i dispositivi e la rete Wi-Fi per utilizzare le app con una banda molto larga. Tra circa un mese uscirà ufficialmente Matter e la domanda che ci viene spontanea è: e sì, tutti i prodotti che finora ho acquistato e sono in casa mia? Beh, nessuna paura, verrà fatto un aggiornamento firmware e tutte le case purtroppo che finora hanno prodotto dei dispositivi o comunque degli accessori senza il protocollo Matter per adesso lasceranno quello e aspetteranno magari l'aggiornamento firmware. Da lì in avanti però tutti quanti si uniformeranno su questo standard ed è bello pensare che tutte le case produttrici dei nostri accessori, dei nostri assistenti vocali piuttosto che avranno uno standard comune e potranno giocare magari sulle quelle funzionalità in più che possono offrire, ma naturalmente colloqueranno tutti quanti insieme. Quindi ragazzi, il futuro della domotica smart home in casa nostra ha un futuro roseo, semplicemente perché, come vi ho detto finora, abbiamo la possibilità di acquistare tutto quello che vogliamo senza problemi di compatibilità. Detto questo ragazzi, il video si conclude qui e ci vediamo al prossimo. Ciao!